Si combatte su due fronti, a lungo, dall'ora settima fino alla sera. Fino a quel momento, racconta Cesare, nessuno può vedere il nemico in fuga. Ma i Romani alla fine conquistano i bagagli e il campo dei nemici. Qui vengono catturati una figlia di Orgetorige e uno dei figli. Gli Elvezi, superstiti, si danno alla fuga, ma poi, spinti dalla mancanza di ogni cosa, mandano ambasciatori a Cesare per trattare la resa. Incontratolo per strada, si gettano ai suoi piedi e, piangendo, chiedono la pace. Cesare ordina agli Elvezi di tornare nei loro territori.